Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una nuova puntata di The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Ci faremo la daily, dobbiamo ricominciare a vincere le daily. Quindi, porca troia, Kane. Danno di 4,20, la key foot e il trinket per aprire le ceste. Né più, né in meno. Muori. Bombetta per noi. Ok, bombetta per noi. Quindi aspettiamo la fine del livello per... per prenderli. Ok, chiave presa. Cerchiamo la stanza degli oggetti. C'è un oggetto a carica? Continuum. Ci dà qualche sinergia interessante. Che è? Locust of Famine. Le chiavi non sembrano un grosso problema, devo dire la verità. Qua potrebbe esserci una stanza segreta. Bombe. E invece no. Ok, mi sta bene. Quelli li prendiamo dopo. Ricordiamoci di prenderli. Dove i do? Bravissima, De Guido. Qui dovresti fare roba tua. Bravissima, ancora uno, perfetto. Lo prenderemo, anche se non ci ricordiamo assolutamente che fa. Trasforma i nemici in oro quando li colpisce. Beh, vatta ricorda. Qui ci possiamo entrare gratis. Sì, è quasi convenuto effettivamente. È vero che non possiamo prendere niente di interessante, ma... Forse se ci fossimo tenuti... Oh. Death. 5. Abbiamo un sacco di luck up. Va bene, Death ce lo portiamo, lo utilizziamo la prima stanza utile. Due cuori li abbiamo. Un patto in teoria non ci vuole a nessuno. Dobbiamo arrivare in Darkroom. Giù di lì. Bravissimo. Tutti ci manna. Dai, fatti colpire. Justice. Ok. Ah, stanzetta piccola. Che ci va benissimo. Questa possiamo prenderla gratis, ma qua comunque un cuoricino ce lo portiamo a casa. Ci piace, basti bursting sack. Molto carino come cosa. Quello ci ridà 5 monete e non useremo più proprio le chiavi, però ci devo pensare.
Questo in teoria senza continuum è un bel dito al culo, perché questi continuerebbero a spawnare tipo in Eternum. No, oggi non è il giorno della villa, eh. Quello sta bene lì dove sta. Ok, la versione normale, quella che siamo più abituati a combattere. Ci hai provato, eh? Volevi, eh? E invece. Bravissimo. Torn photos. Allora, la pala non ci serve. In realtà non ci serve un cazzo, non voglio perdere cuori per sta stronzata. No, possiamo scendere. Sapete che vi dico? Che scendiamo. Trovo una stanza difficile. Dio mi è testimone, devo usare Death. Lì potrebbe esserci la stanza segreta, eh. Diciamo che eliminiamo prima questi, no? E poi ci concentriamo con loro. Ok, uno è andato. Adesso aspettiamo l'altro. Ok. Virgo? Non mi ricordo mai come si chiama. Virgo, sì. I cuori valgono doppio, qualcosa del genere. Eh sì, non sono abbastanza veloce per fare quelle robe. Stopwatch. Ma sì. Stopwatch va sempre bene per cercare di non prendere troppi danni nella stessa stanza. Che è la cosa che solitamente ci uccide. Potevo usare detto in quella stanza con i pipistrelli? Forzina sì. Forzina sì. Siamo ancora relativamente vicini per fare sta roba. Ci andiamo a prendere un cuore blu. Che non si dica che l'abbiamo abbandonato. Perfetto, adesso si scende tutto giù. Più veloci della luce. Questa contro il boss è una manna. Qui Death invece era molto meglio. Ci dà anche l'effetto della Polaroid. È evidente. No, ma dacci i due cuori, tranquillo. Batterie inutili e dove trovarle?
Che cosa cazzo è successo? Questo solitamente porta a stanze segrete. Va bene. Anche qui Det ci poteva essere abbastanza d'aiuto, eh. Wow. Manamento di danno. Schifissimo, eh. Dai, hai preso subito. Non mi raccordo di te, che devo fare? Vabbè, tanto io vi apro gratis, che cacchio mi frega a me. Rinascere come Lazzaro comunque è cosa buona e giusta. Questi o rimangono aperti, esatto, tipo così. Esatto. Beh, The Chariot, non mi dispiace, devo dire la verità. Lì non ci posso entrare. Questo è un dito al culo. Oltretutto non mi pare che mi possa dare niente di interessante. Super Envy. O mi può dare Death Cut. Non mi ricordo se è lui. No, è super. È l'altro, è quello delle bombe che non mi viene in mente. Qui forse. Dopo aver preso danno è utile sta cosa, eh. È super. Non ricordo. È super qualcosa. Comunque ce n'è uno che come drop raro ci lascia Dead Cat. Dai, 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 veloce, veloce. Ma porco cazzo. Guardate quanti danni sto prendendo. Non credo neanche. Ho abbastanza cuore in giro per fare la macchinetta. Sì. Ah, un attimo, ho Virgo. Devo fare la macchinetta del sangue lì. La macchina delle trasfusioni. Esplosivo, assolutamente sì. Perché per quanto a tanti non piaccia, a me piace. Cazzo devo fare? Ok, sembra che non funzioni proprio benissimo. Rifacciamolo. Oh, bravo. E in più ci prendiamo anche l'altro cuore che. Ah, giusto. Saltare subito. Cazzo. Cazzo, le esplosioni. Ma da quando? Da quando le esplosioni colpiscono anche me? Due oggetti di Bob in una stanza sola. Bob Spring vuol dire morte. Chiaramente. Parti? Anche se state vicini, a me va bene. Ok. Io ho qua un'altra bottarella gliela darei.
Cazzo, c'ho anche 5 di luck, eh. Che devo fare? Un'altra botterella. 85 monete. Cacchio. Sì. Ma vai a fare in culo, va. Questo sicuramente sì. Questo se ciò fa... Iso farts. Iso farts. Merda, è vero. No, la dimentico sempre sta minchia. Sta minchiata. Safety cutter. In che cosa mi può essere utile? Non lo so. Ok. Ah, Bob Spring colpisce lo stesso. What? Devo prenderlo dopo. A questo punto se becco nel down adesso... Però... Sì. Me ne fotti. Via. C'ho sempre Emergency Contact, vero? Ah no, c'ho Iso Fart. Va bene. A Pirla, salve. Sono a Pirla. Questo conviene se trovo un patto. Vai a cagare. Dammi un cuore subito perché sclero. Ho 7, quindi esplosivo fa una quarantina. Non lo so, però c'ho... Ah no, ok. Dici? Sì. Perché non c'è mamma? Non mi conviene più. Tanto vale prenderlo. Ero talmente veloce che relax potevo tempestare tutta la stanza, credo.
morto. Quello pure. Quello idem. Come se avessi Guppy's Tale, ma non ce l'ho. Avrei preferito vagamente un cuore, però. Vabbè, il cuore lo prendiamo qua. Vabbè. Vediamo pure dove stanno le stanze segrete. Basta, direi. È l'ultimo. Va bene. Ce prova. Merda. Vabbè, tutte pillole positive alla fine. Ok. Cuore in più. Sappiamo più o meno come è fatta la mappa. Guarda che botto. Andiamo, siamo fortissimi. Due glattoni, eh. Uno che si attacca, che è una. Sì, preferisco. Head of Krampus preferisco di gran lunga. Qua sappiamo che c'è la stanza segreta. Poi andiamo di là perché c'è una libreria, sembra. Ok, grazie. Credo sia una libreria. È un quel tipo di stanza, ma no, non è una libreria. Siamo lentissimi come al nostro solito. Nove, di fortuna.
The Tower contro il boss, credo. C'è una stanza doppia aperta. No, questa è mamma. Ormai lenti per lenti. Questa che è? Ok, anche questa è positiva. Basta, dobbiamo solo andare a prendere l'item room che è dall'altra parte del mondo. Io ero convinto fosse tutto collegato, invece no. Invece è tutto qua. Poi, che altro mi puoi dare di interessante? Tutte le sinergie possibili e immaginabili con le bombe. Questo è un oggetto da boss. Adesso abbiamo delle bombe fortissimissime. Proprio un punteggio di merda, come si suol dire. Ah, andiamo su, quindi è Blue Baby. Bene, mi piace andare su. Esplodi? Penso. Chi l'avrebbe mai detto? Merda. Non è buona. Siamo veloci, eh? Anche più di Last. Che non me lo spiego molto per essere più veloci di Last. Effettivamente. Te pare? Se è tutto molto bello, no. Inutile. Ma basta cuori, che ci faccio tutti sti cuori che neanche li posso prendere adesso. Super Last. Tutti sti Last e manco un coso. Mamma mia.
Alla fine dead cat ce l'hai dato, stronzo. Sì, lo so. Esplodete? Ma l'ho preso veramente Capistail? No, perché mi sta a venire dubbio. Merda. Onesto. Più, 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 più. Guarda. Viene questo, sapete? Tra i due è preferibile. Allora, ma basta, ma me l'hai già data sta robusta del cazzo. Ormai anche Ash è andato. Noi non impareremo mai ad essere veloci, soprattutto quando registro, non so perché. È un problema atavico. Ah, vabbè, se mi cambia anche le direzioni de... mini boss tutti, eh. Ma qual è l'altra? Strength, sì. Tanto voleva farla subito sta stanza. Stanza del sacrificio, che o quando non ti servono tutte le trovi, sì, vabbè.
Cazzo, non siamo messi bene con la vita, eh. Anche perché non ci sta più dando cuori. Cuori, oh, porca troia, c'ho 9 di luck. 9, 9, il massimo è 14. Vaffanculo. Spargliene una settantina attaccati. Giusto che adesso vanno totalmente a cazzo i patti. Andiamo su. Non lo so mica se la facciamo. Ho detto, non lo so mica se la facciamo. Dire che è anche facile sta di vaffanculo. Dov'è il boss del merda, è diventato più difficile. Benissimo. Via, 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 via. Che cazzo di stanza di merda. Tutte se le inventano. E sono veloci, eh. Poi. Ma basta. Ma no, vabbè, sto prendendo un danno a stanza. Allora, ci regoliamo cosa? Eh? Cazzo. La cap tua madre. No. No, vabbè. Era stordito, avete capito sta cosa, no?
Non è così facile, eh? Dammi quattro ceste valide, ti prego. Divento Bob? No. Sì. Incubus. Non ho mai capito sti champions che cazzo fanno, però. L'ho già vista sta stanza con sti champion blu strani. Che non sono in nessun'altra stanza tranne qua. Ah, certo, facile. Le cose quelle comode proprio. Dammi un trinket decente. Cazzo ci devo fare tutte queste bombe io. Ah, moriamo qua. Ah, è vero che c'ho 700 vite. Ah, sono diventato anche simpatia qua, sono diventato. Faccio 9 vite con simpatia. Prende 5 bombe in più. No. Terribile. Fortuna era finita la stanza. Moneta. Ma c'è un'altra stanza però. No, mi serve più di un cuore per combattere Blue Baby però, eh. Perché con uno solo dubito fortemente. Onesto. No, le voglio tutte e due. Ma quante volte mi avete ucciso voi? Va benissimo. Ladder non credo, mi possa interessare più di tanto.
è stato quasi più facile quello. Ma schifo, 31.000. Vabbè, quantomeno l'abbiamo completata e quindi siamo belli che tranquilli. Nessuno dei miei amici l'ha fatta. Complimenti, tutti a dormire oggi. E niente, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti, ragazzi.